Diamo inizio a questo incontro, terzo incontro del ciclo sotto il cielo d'Europa, sostenibilità del welfare, crisi economica e corpi intermedi. Nel nostro percorso abbiamo visto innanzitutto il tema dell'immigrazione, che è cruciale per queste elezioni, ma cruciale soprattutto, come abbiamo visto, dal punto di vista culturale, visto che abbiamo sentito un dato conosciuto da molti, ma forse sconosciuto ad altri, cioè che c'è una discrepanza tra gli immigrati reali, 9% in Italia, e gli immigrati percepiti, 30%, che quindi già mette in luce una posizione culturale di difesa, di paura, di insicurezza, anche non giustificata dalla realtà. Poi nel secondo incontro con Weiler e Pulito abbiamo visto il tema della crisi istituzionale dell'Europa, con un'analisi molto dettagliata, ma anche con un angosciante domanda sul futuro, che anche un personaggio come Weiler non sappia trarre, diciamo, conseguenze positive a questo atteggiamento, certamente non rassicura. Oggi trattiamo un tema che forse sembra meno eclatante, ma a mio parere è il tema cruciale, perché il titolo, appunto, sostenibilità del welfare, crisi economica e corpi intermedi. Il welfare è di fatto, sotto il profilo della vita quotidiana, anche se non ci si pensa, quello che differenzia un paese sviluppato e un paese in via di sviluppo. Perché welfare vuol dire sanità, vuol dire l'idea che se voi siete qui in Lombardia, in Italia, qualunque sia la malattia che avete, siete curati al meglio, senza discriminazioni. Un paese democratico come l'America non ha questa situazione, tanto è vero che l'Obamacare è stata una discussione ed è una discussione ancora feroce, perché sono curati i più poveri, sono curati i vecchi, ma qualcuno anche del ceto medio che non abbia la possibilità, del ceto medio basso, che non abbia la possibilità di assicurazione, può non avere tutte le cure che è necessarie, solo quelle per sopravvivere. Ma come mi disse un mio amico che abitava in Minnesota, tutte le settimane vedeva passando una donna urlare perché aveva diritto a una puntura di antidolorifico contro i suoi dolori reumatici, ma non a una operazione. Vuol dire istruzione gratuita, nonostante questo abbiamo 250.000 abbandoni all'anno, ma noi abbiamo la possibilità di avere un'istruzione, che non è scontato, soprattutto la qualità di questa istruzione. E il welfare, l'assistenza, gli anziani, i disabili, tutto il sistema pensionistico, per noi tutto questo è scontato, ma rendiamoci conto che qui si collega all'altro titolo, crisi economica, che il welfare costa istruzione, sanità, assistenza, e quindi una crisi economica continuata può portare a perdere questo che per noi è essenziale per vivere. Comunque noi dobbiamo riflettere, da questo punto di vista, che l'Europa consuma il 58% della spesa per welfare mondiale con l'8% di popolazione. Voi capite che crescita zero, decrescita felice, decrescita nel tempo vuol dire perdita di questo che per noi è fondamentale per vivere. Quindi crisi economica e welfare sono un fattore fondamentale, anche perché forse stasera avremo delle sorprese, non solo positive, anzi, su quello che sta già avvenendo. E terzo, corpi intermedi. Cosa c'entrano i corpi intermedi? I corpi intermedi, che sono poco citati anche in tutto il dibattito sull'Europa, sono il punto cruciale di quello che abbiamo detto, perché ricordiamoci che se noi non siamo diventati l'America, non è solo per il welfare state, lo Stato sociale, ma perché i corpi intermedi, non solo in Italia,
il movimento cattolico e il movimento operaio hanno sopperito, sono intervenuti, hanno costruito casse rurali, banche popolari, casse di risparmio, leghe, ospedali, la formazione professionale, opere di assistenza, e ancora adesso sono un fattore fondamentale di questa difesa, anche quando lo Stato non avviene. Quando i corpi intermedi vengono meno, è come quando una spiaggia perde le rocce davanti. Prima o poi il mare farà fuori la spiaggia stessa. Viene meno questa protezione, questo intervento, ma ancora di più, e questo ha a che fare profondamente col welfare, se viene meno il corpo intermedio, cresce la solitudine. Cresce, ne parlavamo a cena, la famiglia unipersonale, isolata, cresce la possibilità di essere aggrediti dalla crisi. Molti dei homeless a New York sono persone che hanno avuto una vita normale, felice. Se tu hai dei problemi di malattia, di salute, in certi paesi finisci per la strada. Il corpo intermedio è un punto che impedisce questa solitudine, costruisce risposte sociali, ma soprattutto, e questo ha profondamente a che fare col welfare, ti ridà il desiderio, ha a che fare con la ripresa del tuo desiderio, della tua voglia di vivere. E il venir meno dell'istruzione, della sanità, dell'assistenza ha sempre a che fare con un atteggiamento negativo sulla realtà, passivo, con una perdita di speranza, con una voglia di non di lottare. E il corpo intermedio aiuta te a percepire che il bene comune è qualcosa di fondamentale. Allora pensate, e con questo poi do la parola ai nostri ospiti prima presentandoli, che l'Europa ci assicura la pace. Io faccio parte della generazione prima in Italia dopo 2000 anni che non ha avuto la guerra. L'Europa ci ha assicurato la prosperità, perché molti paesi, stando in Europa, adesso i paesi dell'Est, dopo noi, hanno avuto la prosperità. Eppure, siccome siamo isolati, ciò che domina in Europa è il pessimismo, la mancanza di speranza, non percepire che cose di cui godiamo siano utili. Allora, il corpo intermedio è la corrosione del corpo intermedio, lo sentiremo senz'altro dai nostri ospiti di stasera, ha a che fare con questo venir meno di un assetto umano della vita che il welfare permette. Perché il welfare vuol dire che la vita è umana. Se voi andate a prendere le prime canzoni di Iannacci, in cui ti racconta cosa vuol dire avere cose che per noi sono scontate, no? Avere la radio, ma avere il frigorifero, le cose di questo tipo, tu capisci cosa vuol dire un assetto, o avere il bagno in casa, avere l'acqua potabile. Tu capisci cosa vuol dire solo 60-70 anni fa la vita che avevamo noi. Allora, quindi il tema di stasera, secondo me, è il più, se gli altri sono importanti sotto il profilo della concezione, il secondo sulla mentalità, è quello che ci tocca di più. Perché se viene meno questo, se viene meno, se c'è la crisi economica che distrugge il welfare e il corpo intermedio che permette questa vita, si comincia a percepire cosa vuol dire un paese che è in declino. Si comincia a percepire, faccio l'ultimo esempio, perché magari la sanità, per motivi di costi, quando uno si rompe il femore a 80 anni, comincia a dire, se quello non ha una famiglia dietro, ma che bisogno c'è di curarlo? E pian piano vai. Allora, da questo punto di vista, questo tema che ho cercato di far capire nella sua esistenzialità cruciale, abbiamo due ospiti di estremo riguardo, li leggo nell'ordine in cui interverranno. Luigi Campiglio, professore di politica economica all'Università Cattolica di Milano, è grande studioso da anni di tema del welfare, della famiglia, sia a livello italiano, a livello internazionale. Lo ringraziamo mentre sta preparando le slide.
E Mauro Magatti, professore di sociologia sempre all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Corriere, grande studioso di questi temi, avete sentito senz'altro parlare di welfare generativo, e anche, ringraziamo anche lui per la sua presenza. Darei quindi la parola prima a Luigi Campiglio perché ci dia un quadro anche un po' storico di cosa è avvenuto, cosa sta avvenendo di questo welfare in Europa. Allora no. Forse c'è l'accendo. Allora, grazie. Allora, grazie a tutti di essere qui questa sera visto le partite in corso. Dunque io vi racconto due e cerco di spiegare due grandi aspetti. Uno, dove va, cosa sta avvenendo nell'economia mondiale. Che risposte si cerca di dare. Tre, l'Europa e il welfare come si possono difendere. Cioè il sistema, lo Stato sociale, come dirò più precisamente, può difendere le conquiste. Allora, primo, situazione globale. Allora, è importante perché stiamo vivendo un processo di profonda riorganizzazione dei centri di potere mondiale. Nel mondo abbiamo oggi tre grandi fabbriche, come si usa dire. La prima sono gli Stati Uniti, la fabbrica Stati Uniti, la seconda è la fabbrica della Germania, la terza fabbrica è la Cina. Ora, questi sono i tre grandi attori oggi, non a caso compongono, ricompongono, litigano, vanno d'accordo, eccetera. Dietro ciascuno di questi ci sono altri paesi. Faccio solo un esempio e poi vengo rapidamente allo Stato sociale. La Germania, quando dico fabbrica, vorrei essere molto chiaro, e qui se mi fate vedere lo slide 9, così avete anche chiaro di cosa sto parlando. La slide 9 è la, diciamo, sono i paesi che compongono volontariamente o involontariamente la fabbrica Germania. Cioè a dire, questa è la catena, come dicono gli specialisti, la catena europea del valore della Germania. Se voi guardate l'interscambio fra Germania e questi paesi, adesso io non lo sto vedendo ma le sua memoria, è molto elevata. Tipicamente sono paesi che producono fattori intermedi, prodotti intermedi che vanno a ricomporre ad esempio tutto il sistema dell'automotive. Ecco, questa è la Germania. Perché vi dico questa? Non è che un atto, come dire, di critica alla Germania. La Germania ha costruito tutto questo tessuto e i paesi che ne hanno fatto parte, come vedete da qualche parte lì, nella tabella, cioè i paesi dell'Est fondamentalmente, nel periodo che ho considerato, hanno avuto una crescita straordinariamente elevata, 40% nell'intero periodo, adesso non ricordo più il periodo più recente perché ho distinto il periodo in cui sono entrati nell'Unione Europea o nell'Eurozona, ma diciamo fra il 20 e il 30%. Quindi noi abbiamo una situazione in cui la Germania traina e i paesi che rientrano nella catena del valore, come si usa dire, nella fabbrica, per così,
internazionale della Germania ne hanno beneficiato tantissimo. La Polonia ne è un esempio proprio tipico. Ora, la Germania è un caso interessante perché si contrappone per di più proprio dal lato del welfare. La Germania è un paese, un grande paese, non grande come gli Stati Uniti, ma certamente a livello di rapporti di potere quasi altrettanto. La Germania ha un livello, diciamo, di stato sociale che è nettamente superiore a quello americano, è superiore di almeno 10, fra i 10 e i 15 punti. Ora, una caratteristica importante sia degli Stati Uniti che della Germania è il fatto che il rapporto tra la spesa pubblica e il prodotto interno lordo, cioè la produzione, un indicatore molto seguito, oscilla in modo anticiclico. Cosa vuol dire? Che quando le cose vanno male, quando piove, si apre l'ombrello, per così dire, nel senso che alcuni tipi di spese caratteristiche dello stato sociale, dei sistemi di welfare, vengono aumentate, e questo è accaduto proprio durante il periodo della grande recessione. Ho dei grafici, ma non li potete vedere poi sicuramente da voi. Vengo allo stato sociale. Parliamo della Germania in un duplice senso. Oggi è potenza dominante, ma è anche un paese in cui il sistema di welfare è partito, è iniziato. È iniziato soprattutto, fra l'altro, nell'ambito del movimento cattolico alla fine dell'Ottocento, e si è irrobustito. Diciamo, i due momenti decisivi dello stato sociale alla fine dell'Ottocento, molti di voi lo sapranno, sono la Rerum Novarum, l'enciclica, e il rapporto un po' particolare fra Leone XIII e Bismarck, il cancelliere di ferro. Ecco, ci fu e diede inizio a una risposta alla questione operaia, perché questo era il vero grande problema, della fine dell'Ottocento. Timore di perdere il potere da parte dell'elite, parlo di Bismarck ovviamente, innescò questo processo, almeno così a parere di molti studiosi. Certamente dobbiamo osservare la dinamica storica dello stato sociale, perché ciò che si costruisce con la storia, poi smantellarlo diventa molto, molto più complicato. Ora, lo stato sociale si evolve per grandi salti. Ogni salto corrisponde a momenti di rottura del mondo. Quindi si evolve durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, con provvedimenti di vario genere, ma in particolare in quel periodo il suffragio universale, che si estende gradualmente, uomini, tutti, poi le donne, eccetera. Poi abbiamo la Grande Depressione, quindi grandi progetti del New Deal. A seguire della Grande Depressione e di Roosevelt, con tutte le innovazioni sociali che produsse, noi abbiamo la nascita formale del welfare state, così come viene pensato da studiosi di grande spessore come Titmus e Beveridge, ovviamente. E la conseguenza della Seconda Guerra Mondiale è di nuovo un rafforzamento dei sistemi di protezione sociale. Non è finita, c'è un altro grande elemento di rottura che di solito viene trascurato, ed è la presidenza Johnson,
con un collaterale di cui parlava Giorgio poco fa, e cioè il sistema sanitario di Obama. La grande società, il progetto della grande società, Great Society di Johnson, è fondamentale per capire l'evoluzione del welfare. C'è un fatto storico che non va dimenticato. In quel momento sono stati realizzati dei progetti per una congiuntura politico, sociale e anche, aggiungo, militare, che poi sono rimasti. Quello che si fece in quegli anni, con la guerra, la povertà e tutti i provvedimenti che sono seguiti, Medicare, Medicaid, di cui parlava Giorgio prima, il progetto la sanità, nessuno sa, in realtà tutti quanti rimaniamo stupiti di solito nel conoscere quanto gli Stati Uniti spendono per la sanità. La sanità negli Stati Uniti costa il 17% del prodotto interno lordo, che è già che è una cifra gigantesca, letteralmente. Ora, accade che la sanità pubblica, fra virgolette, è fatta di Medicare e Medicaid in particolare, ed è all'incirca l'8,5% del prodotto interno lordo, più di quanto si spende in Italia, aggiungo, in proporzione al PIL. Si potrebbe fare a meno di tutto questo? No. Che cosa vi sto raccontando? Vi sto dicendo che in misura minimale, ma non così minimale, il balzo in avanti della presidenza Johnson ha dato, come dire, uno zoccolo di stato sociale insieme a New Deal, Obamacare, che prima non aveva. Quindi lo stato sociale oggi è un ingrediente, non un ingrediente, ricordo, altro. Diciamo, è un elemento essenziale non solo per frenare le rivolte, come accadeva alla fine dell'Ottocento, ma per condividere i benefici della globalizzazione, del progresso tecnico e di altro ancora. Dopodiché, nel frattempo, il mondo cambia. Voi avete sentito, probabilmente alcuni di voi, la relazione di Rosina. Il mondo cambia, e cambia tantissimo. E nella, diciamo, tripartizione rozza che vi ho fatto prima, cioè di Stati Uniti, Germania e Cina, chi dei tre è il più forte? Punto di domanda. È una, come dire, un confronto difficile, ma una cosa va detta: gli Stati Uniti sono un paese giovane. L'Europa sono un paese molto meno giovane, diciamo, diversamente giovane, come si usa dire un po' con umorismo. La Germania e il Giappone rispondono in modi diversi al medesimo problema, che è quello di una, come dire, di un vuoto, di una capacità produttiva enormemente superiore alla popolazione. E come ci riescono? Con le esportazioni. Quindi la Cina come nuova frontiera della Germania, Stati Uniti, dappertutto nel mondo, stesso discorso per il Giappone, nonostante la crisi continua a crescere. Quindi lo stato sociale, bisogna intendersi, all welfare, io uso in modo intercambiabile questi due termini, è oggi ancora di più un elemento decisivo. È un elemento decisivo perché, ma ecco, 17, la figura 17. Perché, per esempio, nella figura 17, quella è una figura che vi racconta, per l'Europa, solamente per l'Europa, per i paesi europei, lo stato sociale è una misura di disuguaglianza monetaria. Voi vedete chiaramente che alla crescita dello stato sociale, grosso modo,
la disuguaglianza diminuisce. E questo, dal punto di vista del tenore di vita e non solo, è un grandissimo risultato. Dopodiché ci si può domandare perché. E la slide 19, che è piuttosto originale da tanti punti di vista, un po' ve la racconta. C'è un elemento decisivo nel capire lo stato sociale che pochissimi hanno colto, e cioè laddove vi sono paesi in cui le persone vivono da sole, con quello simoro che oggi va sotto il nome di famiglie unipersonali, c'è un po' una contraddizione di termini, laddove le persone per mille motivi sono da sole, la domanda, la pressione sullo stato sociale è molto più forte ed è crescente. Questo ci deve far riflettere, sulle dinamiche non solamente economiche, ma anche le dinamiche sociali che si stanno muovendo come fiumi carsici e che poi esplodono. Non solo, la slide dopo sulla povertà, la povertà dei minori. Allora, questa è una, non è un, diciamo, mio, ma era fatto meglio dall'OECD. I minori, all'aumentare della spesa pubblica e dello stato sociale in un paese, la povertà per i minori diminuisce. L'OECD copre tutto il mondo e questa è una relazione che apparentemente vale in tutto il mondo, vale anche in Europa, non ve la faccio vedere per non togliere tempo a quello che vi voglio dire. Quindi quello che vi sto raccontando è una sorta di eterogenesi dei fini. Lo stato sociale ha una sua storia, nasce, si sviluppa e dopodiché nel mondo moderno si ritrova a fare i conti con un quadro di problemi che è completamente diverso. E in modo, come dire, facendo del proprio meglio, ecco, laddove lo si fa, si affrontano problemi che all'inizio della fine dell'Ottocento, prima del Novecento, non c'erano. Quindi quello che vi voglio dire è che tagliare in modo massiccio lo stato sociale significa tagliare le basi della convivenza civile di una democrazia moderna. Questo ve lo dico perché qualcosa è avvenuto proprio purtroppo in questo senso. 21. Questa è, adesso vi faccio vedere una serie di slides che confrontano la spesa per questi capitoli, sanità, poi vediamo l'istruzione, poi l'ordine pubblico. Questa è la sanità, la 21, e la sanità è diminuita. Quelli in blu sono aumentati. Il periodo è fra 2010 e 2016, cioè perché ho voluto catturare, diciamo, gli anni più profondi della crisi, le manovre di aggiustamento, non stiamo a ricordare tutto quello che è avvenuto. Quindi nella sanità la diminuzione, adesso sto copiando da Giorgio, di quanto occhi sono diminuiti in Italia? Dammi qua un attimo, perché non me lo ricordo. Beh, in Italia, in termini reali, questi sono tutti i calcoli che ho fatto appositamente, sono diminuiti del quasi 10%. Notate, io non entro perché il tempo non me lo consente, ma c'è, credo, su un articolo oggi sul Sussidiario. Non sono entrato nel dettaglio qui,
ma sono entrato altrove nel dettaglio. Se voi guardate ad esempio la spesa ospedaliera, questo quasi meno 10 diventa un quasi meno 20. Non so se vi rendete conto, un'enormità. Istruzione, stesso, diciamo in modo diverso, Italia e anche Spagna, i due rossi sono in negativo, Italia e Spagna diminuzione, tagli netti. Dopodiché uno dice sì, ma è ovvio, ci sono meno bambini, a parte che ci sono gli immigrati, ma e quindi con grandissimi problemi di integrazione. In ogni caso, se esiste una funzione straordinariamente importante e che viene oggi sottovalutata, è quella degli insegnanti, dei professori, le maestre, le scuole, i professori. Lì si fa o si disfa il patrimonio umano di un paese. Ma non solo, ordine pubblico. Si è parlato prima del timore, nelle volte passate. E qui voi vedete la stessa situazione di prima, cioè una diminuzione che, se voi andate a guardare i servizi di polizia in senso stretto, quelle che dovrebbero dare la sicurezza, si raddoppia. Cioè, vi sto raccontando in numeri quello che voi leggete sui giornali: manca la benzina, manca tutto. Ma non solo, e qui mi avvio verso la fine, se voi guardate bene la spesa pubblica, vi racconta la politica estera. Ad esempio, primo punto, slide 24, questa è impressionante. La slide 24 vi dice qualcosa, ve lo dico a memoria perché io mi è rimasto veramente impressionato. La Germania spende per la ricerca di base, cioè la ricerca che teoricamente non serve a niente ma che poi in realtà serve a tutto, 30 miliardi di euro all'anno, costantemente in crescita, lo vedete lì. 30 miliardi di euro all'anno. Ma andiamo avanti. Quindi, dopodiché, uno si domanda, ma se la Germania è un paese leader, una ragione ci sarà? Beh, diciamo che una delle ragioni sta qui. Se non si fa ricerca e innovazione, non si va da nessuna parte. Non è solo una questione di potere, è una questione anche di capacità di individuare le direzioni di sviluppo. Il 25 è qui interessante, devo dire, perché voi vedete, c'è un capitolo della spesa pubblica che va sotto il nome di affari, no? Affari economici, che poi sono, diciamo, la redistribuzione di redditi a favore delle imprese. Guardate che nello cosiddetto stato sociale c'è di tutto, le famiglie in gran parte, ma poi anche, e alla grande, anche le imprese, investimenti e tutto il resto. Questo riguarda i settori, gli affari economici. Qui vedete, non vedete in filigrana, e poi neanche tanto in filigrana, che i due paesi che si contendono il primato sono la Francia e l'Italia. Non solo, trasporti. Ecco, i trasporti mi ha stupito un po', però anche qui c'è una differenza, nel senso che Germania mi aspettavo avesse un valore più basso, ma invece è alto, sono prezzi correnti. E l'Italia, diciamo, rimane lì, mettiamola così. Ultimo. Una domanda, perché eravamo i primi nel quello di prima? Dove? Penultimo. Penultimo, questo. Qui, Italia. Perché siamo in testa qui, cosa vuol dire? Beh, diciamo che allora.
io ho chiamato... Siamo in coda dappertutto, qui siamo in testa, come esatto. Mai? Allora, io ho chiamato tutto questo le categorie politiche dell'economico, ecco, cioè a dire, sono scelte politiche. Allora, io vorrei che fosse chiara una cosa, dentro lo Stato sociale ci sono le cose, tante cose buone, e poi ci sono delle scelte, non dico buone o cattive, ma insomma, in un mondo in cui si va ovunque verso le energie rinnovabili, eccetera, eccetera, qui stiamo parlando ancora di carbone, petrolio e tutto il resto, come grandi investimenti. Cioè noi, lo Stato sociale, spendiamo per l'energia. Sì, esatto, esattamente. Mentre altrove se la fanno i privati. Sì, esattamente. Cioè, va in Germania, ci sono le distese di pannelli solari. È questo che sta avvenendo. Quindi, quello che voglio dire... E quindi, che siamo in testa qui, è un fattore di arretratezza. Certo. Fantastico. Esattamente, esattamente. Adesso non volevo dirlo così brutalmente, ma... Ecco. Il... 26, ecco, l'ultimo che non so, di cui non ho avuto modo e tempo di approfondire, il 27, finiamo con l'ultimo, 27 è la ricerca e sviluppo per gli affari economici. No, qui non dovete chiedermi cos'è la ricerca e sviluppo per gli affari economici, perché questo è il massimo di categoria che... di sottocategorie previste dalle statistiche ufficiali di Eurostat. Ho un'idea, ma diciamo pubblicamente preferisco lasciarla lì. Il 29, l'ultima slide ha a che fare un po' con il nostro futuro, e cioè i giovani, i bambini, qui si parla tanto. Diciamo, una frase fatta è: facciamo tutto questo in nome dei nostri figli. Quante volte l'avete sentita dire da politici di tutti i generi? Ora, facciamo tutto per i nostri figli, meno che occuparsi dei loro bisogni, perché la povertà, io ho scritto quasi povertà, vi spiego un aspetto tecnico fra un secondo, c'è la Grecia, secondo me lo ricordo più, ecco, e poi l'Italia. Cipro, siamo a pari di Cipro. Ecco, pari di Cipro. Ora, perché quasi povertà? Perché questi numeri non sono i soliti numeri Eurostat, ma sono i numeri in cui la povertà è calcolata avendo come riferimento una soglia di reddito che è quello del 2008, cioè se oggi avessimo il reddito del 2008, quale sarebbe la povertà? Punto di domanda. Di solito diminuisce con questo confronto e da noi invece aumenta. Non vi faccio vedere gli aumenti perché c'è un po' da spaventarsi, ma lasciamo perdere. Quindi vengo al dunque e chiudo. Abbiamo molto da fare, ma tanto, guardando al futuro nostro, personale, guardando al futuro dei nostri figli, guardando al futuro dei nostri nipoti, ma non in modo puramente politico, ma avendo davvero una consapevolezza del fatto che fin tanto che noi saremo in coda, non ne veniamo fuori. Mi dai un minuto per far vedere un grafico? Scusa, perché... No, ci sono due grafici che vi devo far proprio vedere. Perché qui c'è un'altra storia. Quanto siamo credibili, qui non sto facendo la guerra a Bruxelles, se è chiaro, ma il problema è quanto siamo credibili nei nostri rapporti con gli altri paesi. Allora, quello che vedete è la crescita del prodotto interno lordo in Germania
quello in rosso è un trattino che, diciamo, attraversa i dati veri, diciamo. Una retta, quella è una retta che sale, non credo che sia difficile, una retta che sale, punto, fine. Quindi una retta che sale uniformemente è una buona approssimazione di quello che è avvenuto nella realtà. Fine. Ci siamo? Guardiamo l'Italia. Quello dopo. Ecco, grazie. E lì, allora, io vorrei che fosse chiaro un punto. Nel 2007 il rapporto debito-PIL era sotto il 100%. Dal 2008 in poi, io credo che non sia necessario uno scienziato spaziale per vedere che quella non è, dal 2008 in poi, è accaduto qualcosa. Dal 2008 al 2018, chiamare tutto questo un normale ciclo economico, passatemi il termine, diciamo, poco gentile, un po' ridicolo. Diciamo che dal 2008 in poi noi abbiamo avuto una rottura strutturale, ma dura da 10 anni. E allora, perché vi ho messo quella riga in rosso? Perché vi dice, vi racconta che se, come è avvenuto per la Germania, noi fossimo andati avanti lungo la stessa linea, saremmo in cima là. La differenza in percentuale fra il valore del prodotto interno in cima là e quello sotto, sapete di quant'è? Di circa il 10-11%. Sapete di quant'è il tasso di disoccupazione? 10-11%. Quindi, io non so per quale motivo, ma diciamo, non si riesca a spiegare a, diciamo, ai tecnocrati di Bruxelles che 10-11% di disoccupazione ufficiale non è un valore normale. Punto. Niente di rivoluzionario, ma sta di fatto, infatti, che la disoccupazione è cresciuta. Perché, e l'ultimo, e qui chiudo davvero, l'ultimo grafico dopo, guardate questo, cosa è successo agli investimenti. Questi sono gli investimenti netti, quindi netti di ammortamento, consumo di capitale, e voi vedete una cosa che credo sia unica nella storia del paese, e cioè dal 2013 al 2016 gli investimenti netti in Italia sono stati negativi. Questo vuol dire che lo stock di capitale del nostro paese è diminuito. Ora ditemi voi come si fa a aumentare l'occupazione con uno stock di capitale che si appassisce. Ecco. Quindi chiudo dicendo, tiriamoci sulle maniche perché c'è molto da fare per i nostri figli e per i nostri nipoti. Grazie. Prima di dare la parola a Mauro, ma quindi tu, dal punto di vista del tema Europa, cosa vuol dire quello che hai detto? Cioè, qual è il sugo della storia dal punto di vista della lettura, rapporto Italia-Europa, eccetera? Allora, noi siamo fuori, diciamo, noi siamo oggettivamente al traino, diciamo, c'è la pesca al traino, c'è la crescita al traino. Cioè, noi quando l'Europa cresce a traino, come i pescatori, noi qualcosa portiamo a casa. Ma tu dici, è un problema italiano o un problema europeo? Dipende dal fatto che siamo in Europa o dipende che noi siamo fuori dai... Allora, diciamo che stare in Europa così non ha senso. Noi dobbiamo stare in Europa da europei, cioè condividendo, perché non ha senso che, come dire, ci siano queste dinamiche così differenziate. Vedete,
la parola chiave che ha costruito l'Europa è convergenza. Cioè, convergenza vuol dire che ognuno, ogni paese ha la sua cultura, le sue tradizioni e tutto quanto, ma dal punto di vista delle grandezze economiche tendiamo a essere più vicini, ad esempio per, dal punto di vista quindi, occupazionale. Quindi si può provare a trarre una conclusione politica. Sì. C'è un problema di insipienza italiana e c'è un problema di incapacità di Bruxelles di capire che deve cambiare per aiutare questa insipienza italiana. Possiamo dire così? Sì, diciamolo pure, sì, sì. 2-0. Sì. Mauro. Sì, grazie. Anch'io ho lo stesso problema di Luigi Campiglio. Diciamo, visto che alcuni, soprattutto i ragazzi che ci sono, avranno rinunciato alla partita, dobbiamo cercare, diciamo, di rendere sensata la serata. Beh, adesso non so, io vorrei focalizzarmi più precisamente sulle questioni legate al welfare che stavano, diciamo, in relazione a quello che Luigi ha detto. Poi ci sarebbero tanti aspetti da discutere. Proverò a fare un ragionamento, quindi non vi faccio vedere nessuna slide. Non ci sono dei numeri. Se prendiamo il mappamondo, una delle caratteristiche che contraddistingue l'Europa è che esiste un sistema universalistico di protezione delle persone. Qualcosa di simile non esiste in nessun'altra parte del mondo. Naturalmente già questo meriterebbe un approfondimento. Probabilmente è uno dei lasciti di quel dialogo, spesso anche di una contrapposizione tra una matrice cristiana, c'è dietro l'idea che non si abbandona nessuno, chiaramente, che ogni vita vale, e dall'altra parte ci sono tante spinte che sono venute da componente socialista, l'evoluzione dello Stato, tanti discorsi, diciamo. E, naturalmente questo ci porta a porci delle domande, cioè siamo noi un'anomalia, l'Europa è un'anomalia che deve essere riassorbita, dobbiamo diventare noi come gli altri, oppure l'Europa è un esempio, per quanto da riformare, per quanto da ripensare, e dobbiamo avere, diciamo, l'orgoglio di questa eredità e semmai, affrontando i problemi che abbiamo davanti, cercare di riproporre questa eredità all'altezza dei tempi che viviamo. Questa è già una bella domanda, anche perché, dato che il ciclo è sull'Europa, a me sembra che, lo dicevo prima a tavola, oggi ci troviamo di fronte, quando parliamo di Europa, a due posizioni contrapposte, ma entrambe, a me sembra, mancanti del punto, cioè da una parte abbiamo un'idea d'Europa che adesso, per farla breve, la definisco tecnocratica, cioè un'idea di Europa che ha pensato, ci sono tanti altri aspetti, e pensa che si risolvono le questioni delle persone, dei popoli, facendo funzionare l'economia, anche con qualche trucco, diciamo così, il rapporto tra della Germania con il resto dell'Europa, come ad esempio Giulio Sapelli ha tante volte insistito, non è proprio, diciamo, stato limpidissimo. E dall'altra parte c'è una regressione, diciamo, che è quasi infantile, all'Europa degli stati nazionali confessionali, come un ritorno, diciamo, a una cristianità frammentata fatta di stati. In mezzo manca un'idea positiva di Europa e forse la questione del welfare, certamente non da sola, potrebbe essere uno dei grandi temi
che l'Europa, attorno a cui l'Europa potrebbe tentare di fare un discorso di senso, cosa che in questo momento, almeno per quello che io riesco a vedere, non riesce a fare. Io ho in mente una evoluzione che adesso tratteggio molto velocemente per arrivare a parlare dell'oggi, diciamo. Nel secondo dopoguerra lo Stato nazionale, che lo Stato sociale che nasce intorno agli Stati, ha a che fare con l'idea di cittadinanza, cioè un modello certamente statalista, cioè che ha in mente lo Stato come attore principale, ha in mente l'idea che a ogni cittadino devono essere garantiti una serie di diritti, sull'idea di un legame fondamentalmente di tipo politico. Si è sviluppato lo Stato sociale con forme diverse nei diversi paesi, questa cosa entra in crisi negli anni 70, bla 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 bla. Poi c'è stata una seconda stagione in cui questo modello, che in Europa ha resistito, c'è stata una lunga contrapposizione tra chi difendeva questo modello post bellico e chi lo voleva cambiare, la famosa idea più Stato, meno Stato, più mercato degli anni 80, diciamo così, che era echeggiava, diciamo, quello che accadeva con la riforma neoliberista, che però ha spostato, diciamo, il welfare sul versante prestazionale. Cioè l'idea è che il welfare si è spostato dall'idea della cittadinanza, cioè tu sei parte di una comunità politica e quindi di conseguenza tu hai diritto a una serie di protezioni, all'idea che il welfare avrebbe dovuto fornire in maniera efficiente tutta una serie di servizi a singoli individui. Dentro uno schema che io, diciamo, per dirla sinteticamente, scambiava finanza per consumi, non solo rispetto al welfare in generale. Cioè l'idea che questo modello si sosteneva su una finanza che si allargava, una finanza pubblica e una finanza privata, in indebitamento, diciamo così, e anche per quanto riguardava il welfare, la possibilità di soddisfare una platea crescente di cittadini e di domande si faceva a debito, perché c'erano le condizioni in cui il debito si poteva allargare, diciamo così. L'Italia, da questo punto di vista, è stata campione, perché non mi stanco di dire che i problemi italiani nascono proprio, perché avete capito che dal racconto di Luigi Campiglio, cioè, diciamo, chiudiamo la baracca e ne parliamo tra 30 anni, no? Perché allora, ma c'è un momento storico preciso in cui si ha questa rottura, gli anni Ottanta, quando il debito pubblico comincia ad allargarsi e in cui i bot forniscono, diciamo così, e assorbono la ricchezza prodotta dalla generazione di mio padre e viene consumata nel giro di 15 anni l'intera ricchezza creata nel secondo dopoguerra. Da lì non ci siamo più mossi. Cioè dall'inizio degli anni 90 non ci siamo più mossi, l'Italia non cresce più dall'inizio degli anni 90, anzi siamo stati in piedi in quei decenni semplicemente perché abbiamo cominciato un po' a privatizzare, ma le privatizzazioni sono state utilizzate semplicemente per continuare a consumare. Sono state fatte delle operazioni molto importanti dal punto di vista delle privatizzazioni, ma che non sono state utilizzate per riassorbire il debito, semmai per non farlo esplodere, e per continuare ad alimentare questo modello finanza per consumo. Cos'è successo dopo il 2008 in Italia in modo traumatico, come abbiamo visto adesso da quest'ultima slide di Luigi, ma in tutto il mondo, perché poi ci sono delle tendenze che sono internazionali, in tutta Europa, e questo modello finanza per consumo non funziona più a livello economico, per cui non c'è più una crescita sufficiente per garantire, diciamo, per soddisfare le aspettative di benessere dei cittadini, e tantomeno funziona a proposito del welfare. Naturalmente con delle differenze, perché il caso della Germania è diverso dal caso dell'Italia, adesso per svariati motivi, ma sappiamo che, diciamo, il malcontento, l'insoddisfazione, la rabbia sociale,
il fatto che interi gruppi sociali, con delle differenze naturalmente da paese a paese, non si sentono più parte di un percorso di crescita, in un paese scassato come l'Italia raggiunge dei livelli molto alti, ma diciamo, sentimenti simili ci sono negli Stati Uniti, ci sono anche se in misura minore in Germania, ci sono in Francia, ci sono dappertutto. Gli inglesi votano la Brexit, quindi questa cosa, l'Italia sempre arriva agli appuntamenti storici più debole di come ci arrivano gli altri, ma ciò che sta avvenendo al nostro paese avviene anche altrove. Che cosa sta avvenendo a proposito del welfare? E questo scambio tra finanza per consumi anche di welfare non regge più. Questo, cioè che il modello prestativo di welfare, cioè welfare concepito come una fabbrica di servizi che viene sempre più accresciuta e che dovrebbe soddisfare una domanda sempre più individualizzata di protezione sociale, come negli anni 70, visto che tutti noi, compreso il sottoscritto, non è che siamo proprio dei giovincelli, come negli anni 70 quel modello non funzionava più perché era diventato troppo pesante dal punto di vista dello statalismo, diciamo così, oggi quel modello, e soprattutto dopo il 2008, non regge più, soprattutto in paesi scassati come l'Italia, perché non riesci più, non hai più quel potenziale finanziario che ti consentirebbe di fornire servizi individualizzati per tutti. Anche perché, ce l'ha fatto vedere bene, no? Tra l'altro ci sono dei cambiamenti sociali per cui la famiglia si disfa, i corpi sociali si disfano, a Milano il 40% delle famiglie sono costituite da una persona. Quindi cosa sto dicendo? Sto dicendo che la questione del welfare è che dobbiamo ripensarlo, perché se immaginiamo siamo dentro una di, tu l'hai chiamato, che ci sono dei momenti di salto, di rottura. Ecco, siamo dentro un momento di salto, di rottura, compresa la questione del welfare. Se noi ci immaginiamo di mettere a posto il welfare semplicemente facendo dei risparmi, efficientizzando i servizi, che dovremo fare dei risparmi ovviamente e dobbiamo efficientizzare i servizi, non andiamo tanto lontano. Invece dobbiamo chiederci, dal mio punto di vista, come alla fine di questa seconda stagione post-bellica, dentro questa crisi, possiamo sensatamente provare a ripensare il sistema di welfare. Ecco, io interpreto la domanda che poi viene colta dai partiti sovranisti, populisti, questa roba qua, cioè in Italia, eccetera, come fondamentalmente una domanda di protezione / mediazione. Cioè, per dirla in maniera molto semplice, la domanda che il cittadino che non viene a questo tipo di incontri, che non ha un reddito fisso, che non ha un titolo di studio elevato, che non vive in via Monte Napoleone, tendenzialmente che non vota a sinistra, è qualcuno si mette in mezzo. Cioè qualcuno si mette in mezzo tra la mia vita, la mia condizione, il mio lavoro, mio figlio che ha abbandonato gli studi, il mio quartiere, qualcuno si mette in mezzo tra sto casino che abbiamo creato e la mia vita, perché da solo non ce la faccio. Io interpreto la domanda come una domanda di questa natura e lo sottolineo qui stasera perché stiamo parlando di welfare. Cioè la domanda di sicurezza, che è una questione complessa, la sicurezza, lasciamola stare, è la questione del welfare, giusto? Cioè il welfare è nato perché si intendevano creare dei forme di protezione dall'esposizione a processi che il singolo individuo non poteva gestire.
E quindi se abbiamo una domanda di sicurezza, che naturalmente poi è distorta, tante cose complicate, diciamo così, che adesso non possiamo approfondire, dovremo ascoltarla sta domanda, dovremo capire, diciamo, di che cosa si tratta e come questa domanda ha a che fare col futuro del welfare. Ecco, diciamo così, per quanto mi riguarda è chiaro che questa domanda può essere l'innesco di processi regressivi. Lo dicevo prima a tavola, io credo che noi non riusciamo tanto a stimare che cosa sta succedendo. Cioè la profondità di queste dinamiche che vediamo a livello internazionale. Noi non riusciamo ancora, e naturalmente ci auguriamo che sia, come dire, una forte bronchite, ecco, diciamo così. Ma secondo me è ancora aperta la questione di quanto profonda è la reazione popolare delle persone normali rispetto a un modello che si immaginava, perché questa è stata una delle sostanze della fase storica che abbiamo vissuto, che se tu liberalizzavi semplicemente l'economia, di conseguenza avresti avuto dei benefici sociali. Questa cosa per un po' ha funzionato, certamente dal 2008 non funziona più. E quindi c'è una domanda di protezione / mediazione. Allora, lasciamo stare le forme regressive. C'è una domanda, secondo me, da ascoltare, da interpretare invece positivamente in questa crisi per ripensare il welfare? Secondo me sì. E, diciamo, a livello italiano, con tutti i nostri problemi che sono molto più radicali per le cose che ha detto Luigi, ma a livello europeo ancora di più, anche guardando i paesi che vanno meglio di noi, forse qualche elemento per dire, dopo la fase del dopoguerra in cui c'è stato un welfare statalista basato sulla cittadinanza, dopo una seconda fase in cui il welfare è stato prestativo e individualista, basato, diciamo, sullo scambio finanza per consumo, possiamo intravedere una terza stagione che dobbiamo un po' per volta costruire? E che caratteri può avere questa terza stagione? Ecco. Brevemente, faccio delle considerazioni. Ci sono, a me sembra, per un welfare del futuro, tre aspetti fondamentali su cui lavorare. Primo, la questione della formazione. Abbiamo capito, abbiamo tante informazioni, che bisogna lavorare sui bambini molto piccoli. Ricordo ancora che quando i miei bambini erano, io sono il più piccolo di quattro figli, diciamo, di una sana famiglia cattolica, diciamo, e io sono stato l'unico dei miei fratelli che ha mandato i figli al nido, quando avevano un anno e così via, diciamo così, no? Mia mamma era un po' contraria all'idea di mandare i bambini al nido perché c'era il tema famiglia. Allora, questa è una grande questione, diciamo, non si tratta di istituzionalizzare il bambino quando ha pochi mesi, bisognerà naturalmente trovare una sana mediazione tra la famiglia, ma noi sappiamo che se tu lasci un bambino in una società come questa, in un quartiere di periferia con una famiglia sfasciata i primi anni, non diciamo evidentemente, perché siamo tutti cristiani, che il suo destino è segnato, ma statisticamente il suo destino è segnato, e che lavorare sui primi anni è fondamentale. Secondo tema, è chiaro che la qualità, lo sviluppo delle persone in tema di accesso all'istruzione, c'è tutto il tema dei drop-out, c'è tutto il tema del rapporto scuola-lavoro, c'è tutto il tema dell'accesso all'università, c'è tutto il tema della formazione continua. Questo è un grande capitolo del nuovo welfare che va completamente ripensato. Dove il capitolo formazione della persona è un investimento, non può essere concepito come un costo, anche perché chiaramente con forme nuove è un pezzo dell'economia che sta su un territorio, ovviamente. Questo è un grande tema, diciamo così.
Il secondo grandissimo tema che non riusciamo nemmeno ad articolare, è quello che riguarda la sanità. Prima è stato detto che negli Stati Uniti la spesa sanitaria gestita dalle assicurazioni è il 17-18%. Cioè, vi prego, non immaginiamo che il modello americano sia migliore del nostro, è un vero disastro. Tra l'altro in Lombardia, diciamo così, siamo uno dei paesi, nonostante mille problemi, in cui la sanità tendenzialmente funziona ancora decentemente, e teniamoci stretta una sanità universalistica, vero? Vi cito solo un esempio, diciamo, poco tempo fa mia sorella, che accompagna per ragioni, adesso un medico in pensione, una persona anche malata, molto benestante, lombarda, che va spesso negli Stati Uniti, questa persona, essendo portatore di una malattia abbastanza grave, non poteva essere assicurata pur volendolo fare negli Stati Uniti, ha avuto una crisi mentre era negli Stati Uniti, 4 giorni di ospedale, $94,000. Giusto per darci degli ordini di grandezza. Va bene. Quindi non pensiamo che il modello americano sia meglio, perché è un disastro dal punto di vista della sanità, naturalmente. Il modello, diciamo, lombardo, pur con tante pecche, è un bene pubblico da salvaguardare. Ma il problema della sanità è che più sanità c'hai, più sanità domandi. È un bene che non saturi. Allora, la questione della sanità rispetto al welfare è che dobbiamo metterci d'accordo. È chiaro che non possiamo soddisfare qualunque domanda di sanità. È impossibile. Questo è un grandissimo tema che io pongo solo perché non ho la minima idea di come si faccia ad affrontare. Ma è chiaro che la questione della sanità, che è una questione fondamentale, dobbiamo riproporla, diciamo così, al livello di sviluppo economico, sociale e culturale a cui siamo. Perché non possiamo semplicemente affrontare la questione come stiamo facendo, diciamo così, dicendo che tutti quelli che hanno una domanda di sanità se la pongono e il sistema deve rispondere. Perché così non funziona. Perché alla fine saranno i più deboli che vengono emarginati. Basta andare in un pronto soccorso oggi, sempre peggio, diciamo così, perché i pronto soccorsi sono dei luoghi ormai il punto debole, uno dei punti deboli del sistema sanitario che abbiamo, che è un problema. La terza grande questione, quindi dobbiamo ripensare la formazione, dobbiamo ripensare la questione della sanità, decidendo qual è la sanità che vogliamo fornire dal punto di vista del benessere e quella che lasciamo invece, diciamo, a titolo privato. Terzo, c'è una grande questione del nesso tra lavoro e reddito, che è stata posta malamente in Italia in questi mesi, inopportunamente, in questo modo, col reddito di cittadinanza. Ma noi sappiamo che la relazione tra lavoro e reddito in futuro è una grande questione che dobbiamo ripensare. Perché la forma del lavoro del XXI secolo sarà diversa dalla forma del lavoro del fine del XX secolo. E questo richiederà, diciamo così, una riprogettazione di questi due elementi, naturalmente avendo ben a cuore il fatto che il lavoro è, come dire, è capace di esprimere la dignità della persona molto più che semplicemente di un reddito di cittadinanza. Questo va da sé, per quanto mi riguarda. Ma nello stesso tempo dobbiamo capire che uno dei problemi che abbiamo è che il lavoro forse non sarà più sufficiente per tutti, il lavoro non è detto che produca reddito sufficiente per tutti, e questa è una questione che dobbiamo porci. Ho citato questi tre grandi capitoli per dire che cosa? Che se uno guarda ad esempio il modello tedesco, lì si vede molto bene, poi dovremmo dire tante altre cose, che la Germania già da tempo, da quando? Dall'unificazione, oltre che per ragioni culturali proprie, ha uno schema in cui, diciamo così, rimette insieme l'economia e la società. Questo è il modello tedesco, non so se Werner Scholz potrà confermare. Cioè l'idea, il modello tedesco è che si va insieme nel mondo. Guardate, questo
è un cambiamento grandissimo rispetto a quello che all'idea che si è affermata alla fine degli anni Ottanta, in cui tutto si espandeva, tutto si slegava, allora tu da solo andavi a prendere qualcuno delle opportunità in giro per il mondo. Il modello è cambiato. Se non ti rimetti insieme, se non fissi delle priorità, se non ricrei legame, non vai da nessuna parte. Fai acqua da tutte le parti, rischi di andare a fondo. Una delle ragioni fondamentali per cui i dati dell'Italia sono quelli è che l'Italia non è capace, non solo dal 2008, in realtà già da prima, di fare questo lavoro di coesione. Dentro questo lavoro di coesione, il welfare è una componente fondamentale, se sei un paese europeo, non se sei la Nigeria, diventa una componente fondamentale nelle tre elementi che ho richiamato prima, per poter, diciamo, essere all'altezza delle sfide del mondo. Capite? Allora, questo vuol dire che entriamo in una stagione in cui torna la questione del legame. E il welfare è esattamente lo strumento che consente, uno degli strumenti fondamentali che consente di ricostruire un legame sociale, di dare protezione, ma non una protezione regressiva, protezione per poter navigare, diciamo, in questo mare. Naturalmente un welfare che naturalmente non potrà soddisfare qualunque domanda, che dovrà porre le sue priorità e che dovrà investire, diciamo così, su una nuova mediazione tra la persona, i gruppi, i corpi intermedi e lo Stato, diciamo, con forme di sussidiarietà verticale e orizzontale articolate, perché noi abbiamo bisogno di società, diciamo, plurali, ricche, intelligenti e che nello stesso tempo siano coese. Sapete che l'ONU ha fissato questi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e inclusivo per il 2030 che danno alcune linee, diciamo così, di azione su cui si potrebbe lavorare per riformare insieme l'economia e la società. Chiudo perché poi il discorso si potrebbe sviluppare a lungo facendo questo parallelo. Nel 1919, sapete, sono passati 100 anni, Sturzo scrisse il famoso appello ai liberi e forti. A parte che aveva lavorato per 20 anni nel sociale prima, non è che è venuto fuori come una primula dal nulla, diciamo così. Ma Sturzo, come tanti altri, come Toniolo, si è citato Bismarck, avevano dietro una grande enciclica, che era l'enciclica La Rerum Novarum, in cui di fronte alla fase dell'industrializzazione di quell'epoca si poneva anche all'attenzione della Chiesa Cattolica e delle componenti cattoliche la questione operaia. Ecco, io credo che siamo in una stagione simile, cioè siamo in una stagione di cambiamento di paradigma paragonabile a quello che ci fu in quella fase storica. Abbiamo anche noi, per fortuna, diciamo così, una grande enciclica cappello che si chiama Laudato Si, in cui si parla di sostenibilità integrale, sostenibilità ambientale, sociale, umana, e questa è la nuova idea di welfare, in cui il welfare non è un pezzo, c'è l'economia e c'è il welfare, ma si tratta appunto di costruire un nuovo modello economico perché non regge più, perché l'avevamo, c'era il trucco, diciamo così, e il trucco era una finanza che cresceva illimitatamente con un unico attore politico che rendeva possibile quel giochino. Abbiamo bisogno di un nuovo modello economico che sia sostenibile, che vuol dire, come alla fine degli anni 70 dicemmo, l'affermazione il salario è una variabile indipendente è un'affermazione assurda, perché il salario è una variabile che c'entra con le altre cose. Benissimo. Allora, oggi dobbiamo dire la finanza barra economia è una variabile indipendente, è un'affermazione che non ha senso, perché l'economia e la finanza, che sono buone se stanno in rapporto all'ambiente, alla società, alle persone. Cioè, sostenibilità vuol dire relazionalità, vuol dire persona al posto di individuo, diciamo così,
che forse vi risuona. Ecco, vuol dire riconoscere la matrice personale invece che la matrice individualistica della realtà. E vuol dire che l'economia ha bisogno di stare in rapporto e costruire rapporto, relazione con le comunità e con le persone. Questo è il grande tema, diciamo così, che abbiamo davanti. Certo, se fossimo in Germania, che è un po' più avanti di noi, provare a immaginare questo nuovo welfare sarebbe più facile. Noi, che abbiamo perso molta strada e che siamo con l'imbarcazione piena d'acqua, diciamo così, dire che ce la possiamo fare e dire che possiamo essere, diciamo, i protagonisti di questo futuro suona difficile. Però delle volte chi è rimasto indietro in una fase storica poi magari trova una scorciatoia e si ritrova davanti, diciamo così. Ecco, per quanto mi riguarda però è chiaro che l'idea prestativa individualistica ha fatto la sua stagione. Se andiamo per quella strada non ce la facciamo. I ricchi staranno bene, i poveri staranno sempre peggio con tutte le conseguenze. Invece se riusciamo a capire che una nuova epoca anche per il welfare si sta aprendo, forse, diciamo così, magari passo dopo passo riusciamo a trovare una via per il nostro futuro. Grazie. L'hai accennato nell'ultima parte dell'intervento, quindi allora cosa c'entrano i corpi intermedi con questa nuova concezione del welfare? Sì, allora i corpi ti ringrazio del richiamo naturalmente, perché se come nel dopoguerra, diciamo così, l'attore centrale è stato lo Stato, che fondava, diciamo così, un legame sociale basato sulla cittadinanza. Così nell'epoca successiva, diciamo, abbiamo messo l'accento, non solo in Italia, diciamo, come fase storica, sull'individuo e sulla sua libertà. Oggi il tema è ricomporre questa relazione tra economia e società, che vedrà certamente delle responsabilità che saranno di tipo politico-istituzionale, che hanno a che fare col livello dell'Europa piuttosto che il piano dello Stato. Ma certamente molto sarà giocato sul piano dei corpi intermedi, cioè sul piano dei territori, sul piano della ricreazione di forme di vita in cui la relazione si appoggia da qualche parte. Ti rubo un secondo per fare due esempi che mi ero segnato. Pensate alla questione della casa. Dici, cosa c'entra la casa col welfare? Beh, c'entra, no? Perché il modo in cui tu organizzi l'abitare rende possibile o rende impossibile, diciamo, la dinamica delle relazioni sociali anche per quanto riguarda la cura. Noi abbiamo due problemi, abbiamo pochissimi bambini e abbiamo molti anziani. Se voi state sul modello strettamente, diciamo, prestativo, allora dovresti fare aumentare sempre più servizi per le famiglie, tutto dovrebbe andare a servizi, diciamo così, con tutta una serie di controindicazioni, e per gli anziani non ne parliamo, diciamo così, vero? Perché se noi immaginiamo, come dire, che l'anziano sempre più solo domanda servizi e paga, è abbastanza facile capire cosa succede. Allora, noi dobbiamo, da questo punto di vista, dobbiamo ripensare, dobbiamo capire che avere individualizzato troppo la vita sociale, anche con i modelli abitativi, ha dei costi e delle insostenibilità. Dobbiamo ripensare, lo stanno già facendo altrove, siamo noi che siamo indietro. L'abitare avrà una parte privata, ma l'abitare ha bisogno anche di dimensioni dove la socialità, il mutuo aiuto, la relazione possa essere incardinata in maniera tale che non tutto diventi domanda e diventi finanza. Perché abbiamo bisogno, diciamo, per allevare un bambino ci vuole una famiglia, ma ci vuole anche un contesto, avendo anche tanti anziani, e d'altra parte l'anziano, come dire, prima di naturalmente di avere bisogni, diciamo, esplicitamente sanitari, avrà bisogno di contesti di socialità più forti. Allora, questa cosa qui, diciamo, starà appannaggio di, tra virgolette, corpi intermedi, perché non è semplicemente prodotto del privato o dello Stato. Un secondo esempio è la finanza, diciamo, no?
la finanza, noi abbiamo la spesa pubblica attraverso le tasse e abbiamo le assicurazioni private. Noi abbiamo una grande tradizione, no? Come paese, come cultura, di una finanza sociale, cioè che la capacità di mobilitare risorse, le abbiamo chiamate mute, chiamatele come volete, no? Abbiamo una grande tradizione di comporre, diciamo, il risparmio individuale per il raggiungimento di beni che Luigino Bruno potrebbe chiamare relazionali e che si ottengono attraverso degli investimenti comuni che i corpi intermedi possono gestire. Recentemente, diciamo, sto seguendo l'associazione degli artigiani che si domanda: è possibile gli artigiani, che non sono le grandi imprese o le medie imprese, come possono organizzare una domanda, diciamo, come possono organizzare un'offerta di servizi di welfare per i loro associati, ma più in generale per il territorio, che non sia l'assicurazione privata e che non sia lo Stato? Questa è una domanda, diciamo, da corpo intermedio. Ecco, in questa ricostruzione, che necessariamente sarà articolata e varia, della relazione tra l'economia e società, io credo che i corpi intermedi possano avere un grande ruolo di innovazione. Allora, provo a tirare un attimo le file di quello che avete detto. Luigi vuol dire che uno Stato, per stare in piedi, non può permettersi di divaricare tra ricchi e poveri in questo modo. In questi anni, almeno in Italia, è avvenuto, staccandosi dall'Europa. Da questo punto di vista vuol dire che in Italia è avvenuto qualcosa di contrario alla logica europea, che, a differenza di quella, dicevi tu Mauro, che a differenza di quella degli altri parti del mondo è una logica inclusiva, in cui lo sviluppo vuol dire tenere dentro il più possibile tutti, ricchi e poveri, in una vita sociale. Abbiamo una divaricazione che è colpa di tutti e due, colpa di un'Italia che ha sprecato risorse per altro, magari dando le mance come nella Seconda Repubblica per motivi elettorali, o nella prima negli anni Ottanta per dare occupazione attraverso impieghi statali, e per questo siamo passati dal 60 poi al 100 poi al 130 di rapporto debito-PIL, oppure e dall'altra parte l'Europa se n'è infischiata di questa divaricazione, magari richiamandosi su altre cose, è come se permettesse questa divaricazione, perché mi sembra che da nessuna parte, nelle discussioni tra Italia e Europa degli ultimi anni, né dagli italiani né dagli europei, viene messa in luce questa discrepanza più grande, non solo nel rapporto debito-PIL, ma dal punto di vista della vita delle persone. E quando la vita delle persone diventa diversa in diverse parti di un'unità, non funziona, l'unità non c'è più. Questo è un tema, ma tutta la tua lettura dice anche che, riprendendo quella di Luigi, che in generale, non solo in Italia ma anche in Europa, quella che è stata la grande intuizione del welfare, che era lo Stato sociale insieme però a una società, a un welfare sussidiario, creativo, degenerativo, come hai detto in altri temi, si è andato a perdere, è andata pian piano l'idea, come dicevi tu, non di soggetti che vivono e quindi hanno bisogno di aiutare la gente, ma di uno Stato che eroga servizi agli individui. Ma quando lo Stato non ha più soldi, non li eroga più. Allora qui stasera viene fuori qualcosa di assolutamente originale, non solo nel dibattito tra di noi, ma anche nel dibattito generale. Perché nel dibattito generale non si capisce che un tema cruciale del cambiamento dell'Italia e dell'Europa è un sistema di welfare, come dicevi tu, a trazione di corpi intermedi. Cioè un welfare che rimette al centro non l'individuo,
ma gruppi di persone che nel momento in cui ci sono meno risorse diventano soggetti di azione. L'esempio della casa è interessante, perché la casa, per esempio, posso aggiungere, è una delle questioni più interessanti dell'Italia verso il resto del mondo. Il 70-80% degli italiani ha la casa di proprietà, e per fare qualcosa di analogo l'America ci ha regalato la crisi finanziaria senza riuscire. Però questo è qualcosa che ci ricordiamo noi, perché le cooperative delle ACLI, della Lega delle Cooperative, di tutte le realtà, che hanno dato la casa insieme con un sistema bancario che è possibile, è qualcosa di qualche anno fa. Noi oggi abbiamo un sistema che va sempre più verso lo speculativo. In via Adriano ci sono delle case intere vuote, completamente vuote, e dall'altra parte ci sono i giovani che hanno bisogno della casa, che non hanno i soldi. Perché? Perché la speculazione edilizia è diventata il modo di concepire l'edilizia. L'uso dei terreni per guadagnarci sopra in modo clientelare da parte delle pubbliche amministrazioni e degli imprenditori edilizi è diventato il modo. Mentre invece tu dici, si può riprendere un'idea attraverso cui la casa viene favorita attraverso metodi sociali. Potrebbe andare avanti facendo altri esempi, no? Perché tu hai accennato alla finanza, ma cosa stavi accennando? Le mutue. In Italia per tanti anni le mutue sono state un sistema sociale legato a categorie, parlavi degli artigiani, che permette questo. Ma allora voi capite che nel dibattito Italia-Europa quello che non si dice è che c'è da cambiare lo sviluppo, che c'è da mettere a tema di un'Europa che non ha i corpi intermedi, non li concepisce negli ultimi decenni. La ripresa di corpi intermedi come soggetti diversi dagli stati e dalla grande finanza, dalle grandi imprese, per permettere a che i paesi più poveri non abbiano gente sempre più povera che si sente fuori. B, perché avvenga questo cambiamento che riprende in modo che tocchi la gente il perché c'è un'Europa che, come hai detto, che è venuto fuori stasera e non si dice, è l'unico posto del mondo in cui c'è questa welfare di tipo collettivo. Quando si parla di sviluppo, la Cina è un posto che ha uno sviluppo a doppia cifra, ma dove la gran parte della gente fa schifo come vita. E a Manhattan ci sono parti di Manhattan in cui la speranza di vita è più bassa che l'Africa. Allora noi nel ripensare all'Europa abbiamo un tema interessante anche per queste elezioni europee. Cosa voglia dire uno Stato sociale e una realtà sociale nel dibattito culturale? Purtroppo è assente in tutti i partiti italiani, ma mi sembra anche abbastanza assente a livello europeo, perché voglio dire le grandi famiglie culturali e politiche forse è anni che non riflettono. Cosa voglia dire oggi un essere popolari? La realtà, diciamo, democratico-cristiana in Europa. È solo un tema di migrazione la ripresa di questo? Cosa voglia dire la tradizione socialista? Che cosa è rimasto di questo? E cosa voglia dire un'imprenditoria che possa, proportando sviluppo, portare queste cose? Quindi voi capite che stasera abbiamo messo a tema qualcosa di originale, ma qualcosa che forse più delle altre cose ci tocca da vicino, perché allora uno che nel 2019 si impegna a costruire non profit, per esempio, c'è stato il cambiamento della legge, che siano soggetti economici, non solo marginali, e sta facendo qualcosa che ha a che fare con il pensiero dell'Europa. Deve avere l'intelligenza di fare di questo un progetto politico. Cioè, per dire, il 5 per 1000, piuttosto che la riformulazione della legge del non profit che c'è stata, non può essere una cosa che riguarda la marginalità della vita politica, e gli interventi di tipo sociale sono solo il reddito di cittadinanza, la quota 1000,
che sono interventi individuali. Quota 100. Sì. Quota 1000 è un po' troppo. Era un auspicio per la finanza pubblica. Quota 100 piuttosto che appunto, perché sono o le 80 euro di Renzi, perché capite che sono interventi che invece di ricambiare il modo con cui entro in soggetti, pensano di usare ancora la finanza per sopperire a qualcosa quando non andranno, quando dopo 6 mesi, non reggendo la finanza pubblica, non si potranno più fare. Quindi voi capite che questo è un tema di lettura. Quindi stasera abbiamo inaugurato un tema nuovo che secondo me chi di noi è impegnato nel sociale dovrebbe sviluppare, dovrebbe dialogare, dovrebbe chiedere a chi si presenta politicamente. E c'è da avere l'auspicio che in Italia prendiamo il bene che comunque c'è in altri paesi. B, ci rendiamo conto che se c'è un debito che stiamo facendo, è meglio che ce lo facciamo per ricostruire un welfare generativo piuttosto che dare prebende di tipo individuale. Questo è, mi sembra, il tema che viene fuori da stasera, che quindi entra in modo originale del dibattito politico. E penso che noi dobbiamo farne tesoro, perché siccome molti di noi qui presenti sono impegnati in queste realtà sociali, prendere coscienza di quello che è stato detto stasera vuol dire prendere coscienza del valore dell'azione che si fa promuovendo queste realtà sociali, cioè vuol rendersi conto del fattore di cambiamento che questi hanno, quando questo, ripeto, in questo dibattito non è molto presente. Quindi io penso che il contributo che i nostri amici ci hanno dato stasera è qualcosa che dovremmo sicuramente riprendere. Grazie. Aggiungo adesso alcuni avvisi generali, che proprio un po' in luce di quello che ho detto stasera, che il tema del centro culturale di quest'anno è lo stupore all'origine del risveglio dell'umana coscienza, tratto dal senso religioso di Giussani. Abbiamo parlato di questo stasera, perché lo stupore vuol dire rendersi conto di qualcosa che c'è, come un welfare fatto da corpi intermedi, che ha un valore generativo. Allora c'è l'invito ad associarsi e stasera anche a contribuire a questo corpo intermedio che è il centro culturale, raccogliendo un contributo. E poi, per completare il ciclo, è l'ultimo incontro, che sarà l'8 maggio, alle 20.45, qui, sul tema il futuro dell'Unione tra fiducia e diffidenza, tra crescita e recessione. E il tema, molto interessante, sarà proprio rendersi conto dei grandi dinamismi. Ci sarà Ferruccio De Bortoli, che è editorialista del Corriere della Sera, Fernando De Ara, direttore della Tarde, Coppe Madrid, e modererà Bernard Scholl, presidente della Compagnia delle Opere. Continuate a seguire, anche quelli che sono in streaming, sul sito i prossimi eventi. Segnaliamo infatti ancora come incontri l'evoluzione dell'uomo tra eventi interrogativi e novità in attese, 7 maggio, ore 21, con Fiorenzo Facchini, paleontologo, coordina Mario Gargantini, e nell'universo in movimento le Maître Hubble e la materia oscura, 23 maggio, con Piero Benvenuti, astrofisico, e Gabriele Gionti, fisico e cosmologo. Grazie, buonasera.